questo nostro incontro intitolato Love Company, perché è un'attività della nostra azienda, e in particolare serve stare meglio insieme, anche se uno dice parlate di difesa, quindi di metodi per difendersi e qualche volta anche per aggredire, però è un modo anche per formarci, e la formazione serve a stare meglio insieme e a migliorare le nostre competenze, professionalità, capacità anche personali. E Nicole aiuterà in questo, nell'illustrare. Ci sono un po' di partecipanti, altri che non possono essere in questo momento presenti, che seguiranno dopo la registrazione. Fa anche parte questo dell'attività di TAN SD, della nostra associazione sportiva TANA. Illustro brevemente questi punti e poi lascio la parola per approfondimenti. Un primo punto è questo: non siamo fieri di combattere, perché la violenza è da evitare. Chi ha veramente combattuto, nel senso lottato, soprattutto per strada, sa quanto è drammatico combattere. Cioè, un conto è vedere un film, un conto è fare botte veramente per strada. E, non so se mi è capitato anche solo di vedere un combattimento, non solo di partecipare, ma di vedere persone che fanno botte per strada, è una cosa bruttissima. Quindi non sono parole teoriche, ma è veramente sgradevolissimo vedere persone che si fanno del male. Dico per strada perché un conto è il ring e un conto è la strada. Per strada ci si fa molto male, cioè solo un pugno dato a mani nude è devastante, cioè si distrugge la faccia oltre che distruggere le mani. E vedere una persona che diventa una maschera di sangue con un dolore fortissimo, che sono cose molto brutte. Quindi noi non siamo qui a dire combattiamo, con grande sincerità diciamo il contrario, cioè questo è da evitare, il combattimento è da evitare in tutti i casi. Io purtroppo ho fatto queste cose perché in un momento particolare della mia vita gestivo una biblioteca occupata, io ero della parte dei buoni, poi nessuno era un santo lì dentro, però i cattivi erano gli spacciatori, era tanti anni fa quando c'era molta eroina in via Zamboni, e gli spacciatori spacciavano eroina e noi volevamo tenere noi buoni, volevamo tenerli fuori. Poi facevamo tante altre cose, feste, occupazione notturna, molte altre cose, però avevamo deciso che lo spaccio dell'eroina era da escludere, anche perché vedevamo le conseguenze dell'eroina sui nostri colleghi, compagni di studio, che a volte venivano anche insomma coinvolti. E mi ricordo in particolare una ragazza che era una ragazza eccezionale, che poi cominciò a drogarsi e fece tutto quello che si può immaginare, una discesa brutta. E allora decidemmo di escludere gli spacciatori. E gli spacciatori sono persone che non sono gentili. Mi ricordo per esempio un episodio, uno dei più brutti, in cui entrò uno spacciatore e si presentò con delle cacche di cane e ce le tirò addosso per allontanarci, e poi si procurò una catena da biciclette abbastanza grossa e delle siringhe, dei coltelli, i cutter, quelli che si vendono un euro in ferramenta. E le siringhe, che sappiamo che sono persone potenzialmente con malattie, quindi ecco, trovarti davanti uno con una catena, puoi immaginare che dolore che è una catena, una catenata addosso, no? Quindi fa molto male. E così come la paura che di essere punto da una siringa infetta, che poi per una piccola cosa così avere la vita rovinata, e per AIDS e tante altre brutte malattie. Ecco, questo è un esempio di situazione in cui ti puoi trovare. Allora, in questa situazione, adesso speriamo di no, è un caso un po' in cui c'era tanta violenza, per visto le parti in gioco, però normalmente speriamo un po' meno. Ecco, in questi casi però, come anche in caso in cui c'è una persona che ti aggredisce, che può essere anche semplicemente uno che ti vuole scippare, uno che ti vuole fare del male per qualche ragione, ci sono dei consigli. Se tu cerchi su internet, ora poi possiamo vedere i video, ora li descrivo soltanto per arrivare in fondo rapidamente con una illustrazione complessiva, poi possiamo andarci dentro. Se tu cerchi su internet video consigli sulla difesa personale, trovi tanti video. Per esempio, ne ricordo uno particolarmente cretino, secondo me, che dice: guarda, quando uno ti si mette davanti, tu, Nicole, dammi la fantasia da controfigura. Ecco, lei è cattiva, no? Allora, io cosa faccio? Io faccio questo, mi allargo, un calcio di lei, si allarga la zampa di qua, un calcio lì, lei cade così. È teoria pura, cioè non succede mai,
nei film di Bud Spencer può darsi, intanto chiede all'arbo quella, lei mi massacra, capito? Allora, ecco, oppure lei mi dà un calcio qui, no? Mi dà un calcio così, io le prendo la gamba e poi intanto la rovino. È teoria, perché lei probabilmente è molto più di me a fare botte, quindi mi distrugge. Quindi le regoline così sono regole continue, sono regole che non riesce ad applicare, anche perché la paura e il dolore fisico tolgono lucidità. Cioè quando sei in una situazione del genere non capisci più niente. Non so se vi è capitato durante un'interrogazione oppure quando per qualche motivo la polizia ti viene a trovare, insomma, anche solo perché hai fatto un divieto di sosta, cioè non capisci più niente. E il dolore fisico toglie lucidità, cioè se uno ti fa un po' male non capisci più niente. Allora dobbiamo essere consapevoli di questo e agire, avere un canovaccio, insomma un insieme di regole molto semplici da seguire, in modo che riusciamo ad agire nella semplicità. Tutte quelle regole di quei film, di quei video, sono regole non applicabili nella realtà. Dobbiamo anche essere consapevoli che le possibilità di vittoria sono spesso scarse. Non uno più deve, io sono fortissimo, eccetera. Per quanto sei forte, normalmente le possibilità di vittoria su strada, anche se tu sei in cintura nera di karate o altre cose, di tanto nei video c'è anche un video che parla dell'efficacia delle arti marziali, che purtroppo spesso non sono efficaci, perché sono un insieme di regole che vanno bene sul ring, che vanno bene sul tappeto, ma che quando sei in strada non vanno bene, perché le regole della strada sono diverse. Cioè a strada ci si massacra, non è che uno dice qui la regola è questa, non puoi colpire qui sotto, ci si fa del male. Ecco, io l'ho visto, insomma, adesso potete ben immaginare, no? Quanto ci si può fare del male con persone balestrate. Le possibilità di vittoria sono scarse anche per varie ragioni. Perché se uno ti attacca per strada, in linea di massima è un idiota, un delinquente, una persona che ha un altro tipo di vita rispetto alla nostra, almeno rispetto alla nostra, no? Quindi deve essere consapevole che per lui è la norma, o lui quantomeno è predisposto, io non mi sognerei ad attaccare uno per strada. Lui invece sì, quindi si vede che lui ha qualche tipo di predisposizione. Volete, è più tranquillo anche, per quello è il suo modo di vivere, il mio no, quindi per un insieme di ragioni è più tranquillo. È probabile anche che lui abbia fatto un po' di valutazioni, che lui abbia valutato che per certe ragioni può vincere, quindi è probabile ancora di più che può vincere. Probabilmente è una persona che non ha tanti scrupoli, una persona che può avere dei coltelli, delle catene, delle altre cose che ti fanno male. Quindi per molte ragioni, consideriamo anche che le donne mediamente hanno il 30% di forza fisica in meno rispetto all'uomo. È un dato di fatto. Io, mia figlia, per esempio, che è fortissima, la mia seconda figlia, e lei dice: oh, ma io in realtà se mi attacca uno, non è vero, cioè, per quanto tu possa essere forte, ha molti muscoli, però un uomo mediamente è più forte e non c'è verso, è così, no? Quindi per tante ragioni dobbiamo considerare che partiamo spesso svantaggiati. Quindi quello che diciamo: io adesso faccio con lui, fa così, io faccio così, è aria fritta. Allora, detto tutto questo, cioè detto che la situazione non è facile e che le regole di base servono a poco, tutte quelle regoline servono a poco, cosa devi fare? E finisco con questo. Devi difendere lo spazio, cioè devi fare in modo di non fare avvicinare le persone. Perché una persona che si avvicina è un grande pericolo, appunto perché devi considerare più forte, può essere probabilmente più forte, può essere che abbia delle armi che tu non immagini neanche, può essere che sia una persona squilibrata, che ti dà un morso sul naso, anche solo questo è devastante, cioè una cosa che fa anche ridere, però se ti dà un morso sul naso ti fa un male, cioè non capisci più niente, eccetera. Quindi devi cercare di star lontano, in modo che la persona non possa intervenire rapidamente, insomma, efficacemente sul tuo corpo. Quindi dipende lo spazio, vuol dire proprio allontanarti, vuol dire respingere, vuol dire... Anche perché l'inizio della lotta è un po' come l'inizio di un corteggiamento. Quando tu fai l'amore col tuo fidanzato, non è che ci si attacca subito così, no? Come delle caramite. Cioè c'è un po' di avvicinamento, un pochino per volta. La lotta è uguale, cioè si avvicina un po' per volta. Allora tu devi capire che si stanno in quella direzione. Allora rifiuti questo, cioè ti allontani, senza bisogno di fare violenza, però ti allontani un po', capisci? Lui vuole avvicinarti, ti allontani un po'. Avvicinarsi, ti allontani un po'. Poi cosa fai? A un certo punto capisci che lo scontro è inevitabile e devi fare questo, cioè devi fare un attacco devastante. Devastante, cioè senza giri di parole, l'attacco deve essere devastante. Devastante vuol dire devi fare molto male.
Quando si combatte sul ring, o si combatte meglio sul sacco, una buona idea è, un buon metodo è imparare a dare dei pugni che sono tali da uccidere una persona. Se tu sei capace di dare dei pugni, i pugni che dai sul sacco, chiedi per cortesia di abbassare la voce, i pugni che dai sul sacco devono essere tali da uccidere una persona. Dico proprio uccidere una persona, cioè un gancio o un diretto ti distrugge il cervello, non solo per l'impatto fisico diretto, ma anche perché ti porta uno scossone del cervello dentro la scatola cranica che con buona qualità non ti alzi più. Se è dato bene non ti alzi più. Cioè una persona capace di dare un pugno, da un pugno che la persona non si alza più, cioè non si alza più, cioè muore oppure comunque ha dei grossissimi problemi di alzarsi. Ci sono un po' di tecniche che dopo vediamo che spiegano come fare molto male a una persona, molto male, cioè perché quella persona è fuori combattimento per un lungo periodo. Non bisogna essere esitanti, perché delle volte quando si comincia a avvicinarsi si fa un po' a scaramuccia, no? Una spintarella, un bello sto lontano però ho paura. Devi stare lontano, però quando entri devi entrare in una maniera devastante. E dopo vediamo come si fa. Tutto questo sarà completato con esercitazioni pratiche che faremo a coppia, quindi una persona per volta. Questo è il nostro programma già un po' commentato. Che ne dite? Commenti, osservazioni? No, comunque per il fattore della paura e del dolore fisico che provoca la lucidità, la paura annulla totalmente la lucidità. Fai conto che già ti incute timore qualsiasi cosa, è come se il tuo cervello si annebbiasse totalmente. E puoi essere la persona più, cioè tipo una me per esempio, sì, sono più grande delle donne normali, sono più. Ma fieri che se ti fanno spaventare non vale niente, che sei il doppio di una persona normale. Mi dovrebbe dire la paura effettivamente toglie lucidità, quindi tante regole e tecniche di combattimento che hai imparato sul tappeto, sul ring, delle volte lì non te le ricordo, non riesci più a fare niente, sei diventato incapace. Paura del dolore e anche la cosa non prevista. Anche di imprevista, effettivamente. Prima dicevi uno che ti attacca, sì, lui l'ha voluto, cioè nel senso lui sa che ti sta per attaccare, tu no. Esattamente, esattamente. Lui ha quell'idea lì, anche solo avere l'idea di attaccare uno bisogna avere quella mentalità. Perdere. E invece a ballare mi è capitato di fare a botte senza, non fare a botte, nel senso che tu sai le persone che ti arrivano da dietro nella fila, ti mettono la mano sotto la gonna, oppure chi cerca di portarti nel parcheggio tirandoti. Molesse mentre si cammina per strada, verbali, verbali non li contiamo, cioè, no, verbali sul bus, no. Sì, pressione fisica sul bus, sì, gente che ti palpa, va bene, allora se siete d'accordo qui potete trovare nel nostro programma che è questo dentro lo spazio G2G. Prodigi come ordine del giorno, seminari interni ed esterni, trovate il link, potete guardarli e poi potete prenotarvi via mail chiedendo a Nicole e Massimo degli incontri, cioè dei brevi incontri di circa 15 minuti in cui vediamo queste cose sul pratico, cioè in particolare vediamo sul pratico questa parte qua. Quindi impariamo a fare molto male a questo punto. Per lo spazio? Basta stare un po' lontani, non è facile, però basta stare un po' lontani. Vabbè, il spazio generalmente se si sta sull'autobus se uno ci sta un attimo, no? Ci si allontana un attimino per quanto si possa riuscire. Da me non ci sono i bus. È vero che delle volte non si può stare lontani se c'è una persona molto determinata che ti attacca da dietro, che ti vuole, però spesso si riesce, spesso l'avvicinamento è un avvicinamento graduale, anche quando si fa la guerra, no? Quando si fanno tante cose, insomma, ci si avvicina, ci si scalda anche un po' per volta, prima ci si insulta parole, poi c'è una minaccia e poi danno soldi o altre cose, poi un po' per volta diventa una cosa fisica. Bisogna capire quando si riesce ad allontanarsi, quando a un certo punto è opportuno invece
attaccare prima, possibilmente prima che lo faccia l'altro, oppure quando l'altro comincia con degli attacchi un po' leggeri, intimidatori iniziali, a quel punto si può, prima di essere finiti e di non ragionare più, si può fare qualche cosa che qui vedremo poi. Ora ne vediamo, una possibilità sì. Invece di attaccare uno si può andare. Sì, non sempre può, se si può, se si può andare via è la cosa migliore. Se uno può andare via, io mi tolgo da quella situazione. È la cosa in assoluto migliore, anche perché c'è il rischio anche di avere dei problemi legali, tanti, sì. C'è il rischio di perdere comunque, perché non è detto che si vinca. Se non si può. Almeno che mi hanno sempre dato, anche tipo in palestra, se vi stanno scippando la borsa, datela. Per quanto, cioè, perché non si può mai sapere comunque con chi si ha a che fare, perché se ti trovi comunque una persona drogata che veramente non ha niente da perdere, ti comunque ti ammazza, per la borsa ti ammazza. Generalmente adesso non si hanno tanti contanti, perché grazie a Dio abbiamo le carte si bloccano, si chiuderà. È un fastidio sicuramente, però. Sempre me la borsa, sì. Evitare. Una tragedia. Abbiamo il guantone, abbiamo tre tipi di guantoni, 10, 12 e 14. 14 sono a peso massimo, 10, 12 un po' più piccoli, ma comunque sono guantoni seri per evitare di farsi male. Non abbiamo le bende, però non credo che servano, le bende servono se fai dei pugni fortissimi che le mani un po', cioè, non lo so, volendo le prendiamo, ma è che solo sono un po' una scocciatura, mentre se le ci vuole qualche minuto. Però abbiamo quello che serve. Chiusa il sacco. No, no, ma servono per un allenamento prolungato, sì. Per 2 ore di pugni, no? Per un quarto d'ora. Chi usa il sacco, per cortesia fa attenzione a non fare dei danni, il sacco si usa con le spalle al vetro, in modo non contro il vetro, perché si può ovviamente rompere il vetro. Dico per tutti, se uno vuole già iniziare a fare qualcosa, esatto, il sacco si colpisce, non si spinge, perché le persone che iniziano spingono il sacco, quindi succede che il sacco fa grandissime oscillazioni, quindi quasi si ribalta alla base, e poi torna indietro anche con molta forza, quindi è facilissimo prenderlo nel naso, non è che ci si rispa il naso, però potrebbe anche quindi ci si fa del male, o si rispa anche qualche cosa, o si fa del male a un collega involontariamente. Quindi un po' di attenzione, se uno vuole provare chiede qualche consiglio, si fa una piccola prova insieme. Intanto qui siamo già una prima disponibilità per fare insieme per le prime persone che si prenotano, circa un quarto della testa. Guardate prima qui il video, le zone, dico subito, per l'attacco devastante sono il volto, in particolare gli occhi, quindi la cosa più semplice è distrugge gli occhi a persona, cioè di mettergli negli occhi, ma violentemente, i genitali, il naso e anche il cervello, cioè nel senso dare un colpo tale che possa scuotere il cervello. Tutto questo si può fare anche tutta una volta, se tu dai un diretto in faccia a una persona, gli disti il naso, gli disti gli occhi e gli disti il cervello, però è una cosa da evitare. Allora vediamo un po' le buone, domani non riusciamo.